Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Tickets for Life. Come vedete siamo in movimento con il nostro furgone. Abbiamo finito di fare tutta la camperizzazione, anche se bisogna dire che è una camperizzazione parziale, perché avevamo solamente un mese di tempo e quindi abbiamo fatto solo lo stretto necessario, i lavori minimi indispensabili, sperando che siano sufficienti per poter passare l'omologazione. Come vedete il fondale dietro non c'è, è tutto aperto, abbiamo il furgone quasi pronto e stiamo andando a Monaco di Baviera, perché abbiamo appuntamento domattina con l'ufficio per fare tutta l'omologazione, quindi l'ingegnere andrà a verificare tutti i lavori che abbiamo effettuato. E che dire, speriamo che ci passi, via, perché ci siamo fatti un bel mazzo per fare tutti i lavori. Lo sforzo è stato tanto e quindi ce lo meritiamo, dai, ci meritiamo qualcosa di buono. Vi terremo aggiornati sullo sviluppo degli eventi. Se non avete visto i video precedenti sulla camperizzazione, vi invito a guardarli. Ma non solo, oltre al furgone abbiamo camperizzato anche la nostra Dacia, anche lì potete vedere dei video dedicati. Insomma, se sfogliate il canale c'è un po' di materiale. E poi alla fine di tutto speriamo anche di poter iniziare il nostro viaggio, perché il nostro progetto è di viaggiare, magari a lungo termine anche, perché no, questo è il nostro sogno. Come vedete sono da solo, Marta purtroppo non poteva venire perché aveva degli impegni. Io sono in viaggio per Monaco, diverse ore di viaggio, e stanotte mi accamperò da qualche parte, così proverò il letto per la prima volta. Tutta la camperizzazione come è fatta, e dietro c'è il furgone allestito. Dopo tutti questi chilometri facciamo una pausa a notte. Siamo in Trentino, tra Trento e Bolzano, e quindi la prima notte nel nostro letto qui in quest'area di parcheggio al lato Pil. Quindi vi salutiamo, buonanotte, e il viaggio prosegue domattina. Ciao a tutti e rieccoci di nuovo in viaggio. Siamo usciti ora dalla strada del Brennero, siamo a pochi chilometri dal confine con l'Austria. Ho dormito 4 ore abbondanti e poi sono ripartito, tra poco albeggia. Ci vediamo più tardi. Bene, abbiamo preso la vignetta per l'Austria, raggiungiamo la macchina, che furgone che è laggiù, si mette la vignetta e si prosegue il viaggio. Eccoci alla dogana con l'Austria, finisce il Brennero e si entra ufficialmente in Austria. Bene ragazzi, siamo finalmente in Austria, andiamo in direzione Innsbruck e poi alla volta di Monaco di Baviera. E in tutto ciò ci sono una bellezza di 10 gradi di temperatura. C'è una fila pazzesca di tir, è pieno di tir in questa autostrada. Ormai l'alba, le prime luci dell'alba si fanno sempre più forti e noi proseguiamo. Abbiamo pagato, oltre alla vignetta, 9,50 euro, anche il ponte che passa sopra Innsbruck, che evita di fare tutta la vallata, altri 10 euro. Quindi per attraversare questo pezzettino di Austria ci vogliono praticamente 19,50 euro. Svizzera, Germania, Monaco, che spettacolo di mattinata ragazzi, ci meritiamo veramente che vada tutto bene, insomma, dai.
incrociamo le dita, state con noi e vediamo come va a finire questa mattinata. Vediamo cosa dice l'ingegnere. Manca un'ora e mezza, un'ora e mezza all'appuntamento. C'è un rallentamento, mi sa che si entra in Germania. C'è un controllo, vediamo se passi veloce. Passato, non mi hanno fermato. Qui fanno i controlli a campione. Direi che siamo in Germania, tutto ok. Si prosegue. Deutschland. Manca un quarto all'otto, dovremmo arrivare per le 9, quindi mezz'ora di margine. Monaco 84 km, quindi piano piano ci avviciniamo. Guardate qua che panorama, che spettacolo di paesaggi. Eccoci arrivati a Monaco. Leggermente a sinistra per rimanere su A8. Siamo finalmente arrivati dentro Monaco e ora raggiungiamo il centro del collaudo con l'ingegnere. Incrociamo le dita. Semaforo verde, tutto dritto. Continua per 2 km. Eccoci qua, siamo arrivati. Quello è l'ufficio e noi siamo dentro il furgone. Si cerca di fare le ultime sistemazioni. C'è tutto il casimbolo. Questo è il furgone come è fatto dentro. C'è il letto dove ho dormito stanotte. C'è ancora un po' di cose incasinate da montare, ma insomma via. Il frigorifero è lì che viaggia. Speriamo che passi tutto bene, via. Sto seguendo il signore dell'ufficio che mi sta portando al TUV. Quindi ora andiamo a fare l'omologazione, cioè la visita dall'ingegnere, e speriamo che vada tutto bene. Ecco il TUV Sud, Service Center, e qui si fa il centro di omologazione. E questo è il TUV tedesco. Siamo qui in attesa, qui abbiamo il nostro mezzo e aspettiamo. Fatto i vari controlli, ora siamo andati alla pesa, che devono fare il peso del veicolo, e speriamo che vada tutto bene. Finché non si finisce non si sa dove si va a finire. Via, ci siamo quasi per fare la pesata. Abbiamo staccato la vecchia targa e ora aspettiamo che arrivi quella nuova. Stacchiamo anche quella davanti e così consegniamo le targhe all'ufficio. Ecco qua, targhe staccate. Perfetto, il furgone ora è senza targhe, siamo nel garage dell'hotel. C'è solo da aspettare, aspettiamo domani e vediamo cosa succede. Questa è la camerina d'albergo. Sono veramente distrutto, ho bisogno di una doccia rinfrescante perché veramente sono stravolto. Ho dormito pochissime ore, c'è il bagno. Quindi, com'è andata? Bella domanda. In teoria sembrerebbe andata bene, però finché non abbiamo la targa ufficiale e il libretto con scritto Wohnmobil, che sarebbe il camper in tedesco, non aspettiamo a cantare vittoria. Però dai, diciamo che ci siamo, via. Ho chiesto anche all'allestitore che tipo di lavori gli porta la gente, ha detto che il nostro è sopra le righe. Si vede che c'è stato dietro un buon lavoro, quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti e un punto a favore del nostro lavoro che abbiamo fatto. Stanotte purtroppo non posso dormire nel van perché ho dovuto togliere la targa e non può stare parcheggiato su strada, e quindi l'unica alternativa era prendere questo albergo di fronte con il garage dedicato. E praticamente, come si è svolto il test? È venuto un ragazzo molto tranquillo, ha
dato un'occhiata così intorno, ha guardato il pannello e gli oblò sul tetto, ha guardato che ci fosse il letto, il tavolo, insomma, queste. Ma già quando ha aperto la porta, secondo me, aveva già capito e già sentenziato che poteva andare tutto bene, perché poi di fatto non ha controllato granché, eh. Non ha fatto controlli specifici, è stato molto, molto vago, un po' così, a vista. Gli ho fatto vedere che la piastra elettrica si accendeva e poi niente, ha fatto un po' di foto intorno, ho guardato il numero del telaio e poi niente, poi dopo siamo andati a fare la pesa. La pesa, tra l'altro, se potete, fatela da voi e portate lo scontrino, così almeno evitate un passaggio qui in zona. Niente, ora una bella doccia, un po' di riposo e domattina abbiamo di nuovo appuntamento qui di fronte all'ufficio delle targhe per la consegna della targa e del libretto con l'omologazione camper. Aspettiamo, aspettiamo e poi cantiamo vittoria quando abbiamo la carta in mano. Ci si vede, ci aggiorniamo. A dopo. Bene, ci siamo fatti una bella doccia, una bella dormita e siamo giunti a sera. Ora si va a trovare qualcosa da mangiare. E ci facciamo un giro qui in centro di Monaco alla ricerca di un posticino dove mangiare qualcosa per cena e domattina poi ci aspetta il grande giorno del ritiro del mezzo e ci verrà consegnata la targa, penso, di Monaco a questo punto, della durata di un mese che ci servirà per esportare nuovamente il mezzo e poter fare successivamente la nazionalizzazione. Ma questo poi lo vedremo più avanti. Ed eccoci qui al giro per il centro. Siamo di nuovo a Monaco, una città dove sono già stato più volte, molto bella, sempre, ha sempre il suo fascino. Quindi ne approfittiamo per rifare un giro qui nel centro, che è sempre bello e caratteristico. E qui siamo alla famosa Peterskirche, la chiesa nella piazza centrale di Monaco, che come vedete presenta uno stand. Perché in questi giorni c'è la fiera dell'automobile, credo, con la mobilità, tutta roba un po' tecnologica. Non ho seguito molto, l'ho scoperto poco fa che c'era questa fiera. Comunque c'è un bel po' di gente. Conclude la serata con questa bella scenetta qui direttamente a Marienplatz, pollo e birra.
qui finisce la nostra serata nel centro di Monaco. Ora si torna all'albergo e si va a letto, perché domani comunque ci sarà da fare il viaggio di rientro, da guidare per 8-9 ore e diverse centinaia di chilometri, e quindi bisogna essere riposati. E quindi ci si appresta a rientrare, ci si va a riposare e domattina si va a prendere la targa e si conclude con il pagamento e si rientra. Vi saluto qui e ci si vede domattina. Ragazzi, eccoci a una nuova giornata. E abbiamo fatto una bella dormita, 10 ore di sonno, così almeno ho ricaricato le batterie. Colazione di quelle intercontinentali, dove ho fatto pranzo, colazione e pranzo tutto insieme, così sono a posto fino a stasera. E ora lascio l'albergo e vado giù all'ufficio del TÜV, insomma delle pratiche auto tedesche, sperando di avere la targa pronta e di poter ripartire. Quindi andiamo a vedere che tutto vada bene, vediamo quanto ci fanno pagare e poi rientriamo in Italia con il nostro mezzo camperizzato. Eccoci qua, siamo di nuovo dentro al nostro furgoncino e siamo andati lì all'ufficio delle pratiche, ma bisogna aspettare la fine della mattinata. Quindi aspettiamo, al limite ci facciamo un giretto per la città, qui nei dintorni. E bisogna aspettare, bisogna avere pazienza. Anche qui non mancano i parchi, il verde regna sovrano in tutte le città, dovunque. Molto bello. You're the rose in a garden. Nell'attesa ci facciamo una bella passeggiata nel parco, facciamo un giretto qui nei dintorni e bisogna aspettare. Si aspetta e appena mi chiamano andrò poi a ritirare la macchina. Spettacolo ragazzi, veramente uno spettacolo. Ho una giornata fantastica, fa quasi caldo, cioè fa quasi caldo, si sta strabene, benissimo. Guardate che bellissimo parco che abbiamo qui, uno degli alberi spettacolari. Che parco ragazzi!
È quasi buio qua dentro, qua sotto. Guardate che lavori, che roba. Si sta veramente bene, bene, bene. Una giornata stupenda. Speriamo che sia di buon auspicio. Proseguiamo all'interno della città e andiamo verso il centro. Anche l'arte qui fa la fata padrona. Come vedete c'è una galleria fotografica di libri, di quadri. Qui abbiamo anche i libri di Salgado, Sebastiano Salgado, sull'Amazzonia. C'è anche il negozio del Bayer Monaco. E siamo nuovamente nella piazza centrale di Marienplatz. C'è un sacco di gente, una giornata spettacolare, guardate qua. Eccoci qua, sapete la novità? Abbiamo le targhe targate Monaco e ora le andiamo subito a inserire. Ora mettiamo anche quella davanti. Abbiamo la nuova targa, targata a Monaco. Ragazzi, missione compiuta. Abbiamo il libretto di circolazione nuovo, qui c'è la pesa del mezzo, ci sono tutti i libretti. E qui abbiamo sul libretto la scritta Wohnmobil. Il nostro van ora è ufficialmente un camper. Ora rientriamo a casa e poi faremo la nazionalizzazione nei prossimi giorni. Prepariamoci, ci mettiamo in viaggio perché ci aspetta un lungo cammino per rientrare. C'ho 9 ore di viaggio, no, ma ormai, che sarà mai 9 ore? Ci si vede dopo. Ora dobbiamo uscire dal caos cittadino, qui praticamente siamo vicino alla stazione in pieno centro. Ora cerchiamo di uscire da sta bolgia e poi ci si rilassa un pochino lungo strada. È fatta ragazzi, abbiamo il camper, anzi per ora abbiamo il Wohnmobil, perché ancora non è un camper a tutti gli effetti. Sarà camper quando avremo fatto la nazionalizzazione, cioè avremo convertito il tutto in Italia e avremo la targa italiana. Per ora è un Wohnmobil, abbiamo un mese di tempo, tra cui c'è l'assicurazione pagata, quindi ci conviene fare il tutto per la fine del mese, insomma. Perfetto, abbiamo lasciato la città, siamo appena usciti da Monaco, ora proseguiamo verso Salzburg, poi Innsbruck e via via si rientra per il Brennero fino a tornare a casa. Ora proseguiamo per un po' di chilometri alla volta di Salzburgo e poi di Innsbruck, poi più tardi vi aggiorno un po' su come si è svolto tutto, quanto abbiamo speso e quant'altro. Questo video ovviamente non finisce qui, continua, ci sarà un salto temporale e vedrete alla fine del video la nazionalizzazione del veicolo. I heard you say you found the story. Bene, ora facciamo una piccola pausa pranzo, siamo seduti sulla nostra bella dinette, c'ho cuscini sotto, qui sulla panca, vedete? Mi mangio un bel paninozzo con l'hamburger che ci vuole, mi dà la carica, beviamo un po' d'acqua, si mangia e poi proseguiamo il viaggio di rientro. Non aggiungo altro, fette dolci. Buono buono.
in Austria. Siamo finalmente entrati in Austria. Guardate che montagne che ci sono intorno, le Alpi spettacolari. Qui c'è il passaggio. Vediamo un po'. Qui si entra ufficialmente all'interno dell'Austria. L'abbiamo già fatta questa strada quando siamo tornati da Berlino e la rifacciamo ora tornando da Monaco. Piccola pausa in Austria, ora mi faccio un bel caffè così mi riposo un pochino. Olè. Guardate fuori che vista che c'è, tutte le Alpi, e questa sarebbe già una bella visuale dal letto, a parte l'autostrada, ma poi ci saranno i viaggi, poi arriveranno i viaggi, e quindi seguiteci, mi raccomando, perché cercheremo di portarvi in giro con noi. Caffettino con la moca. Visto che però la caffettiera non è a induzione, non va bene sulla piastra, usiamo il nostro fornellino a gas. Si arma. Vai. E ci facciamo il nostro caffettino con questo fantastico fornellino a gas, che trovate comunque in descrizione. Ecco il caffè che esce. Salute, e il viaggio poi prosegue. Proseguiamo sulle Alpi, attraversiamo ora tra poco Innsbruck. Abbiamo appena passato il bivio con la Svizzera e la Germania, ma noi siamo in Austria e proseguiamo per l'Italia. Siamo davvero capitati in uno snodo importante, ma noi dobbiamo andare in Italia perché poi dobbiamo nazionalizzare il nostro camperino e poi ovviamente i lavori non è che sono finiti qui, noi abbiamo fatto solo lo stretto necessario per poter passare il collaudo. Avevamo solo un mese di tempo perché scadeva la targa temporanea, ma i lavori proseguiranno, quindi mi raccomando, rimanete sempre connessi e iscrivetevi al canale perché abbiamo tanto lavoro ancora da fare e se volete scoprire cosa andremo a modificare non dovete fare altro che seguirci. E poi ovviamente vogliamo anche partire, perché appena saremo pronti partiremo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare, dove riusciamo ad andare e che paesi riusciamo a visitare. E qui bisogna pagare 10 euro per il ponte di Innsbruck. Siamo entrati ora in Italia, Trentino. Finalmente siamo ritornati in Italia. Siamo al confine Brennero, Trentino, Austria. Buongiorno, dopo un lungo viaggio di rientro finalmente siamo tornati a casa, ma la domanda che tutti vi porrete è la seguente: ok, tutto bello, ma alla fine della fiera quanto avete speso? Bene, la spesa purtroppo ve lo devo dire non è da sottovalutare, è abbastanza importante. Comunque ricapitolando tutto quello che abbiamo speso finora, tralasciando tutte le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, ma parlando solamente delle spese vive effettive per effettuare questo tipo di percorso burocratico, le spese sono l'acquisto del furgone, lì dipende dalle vostre esigenze, e con la targa che viene 250 euro. Nel mezzo c'è tutta la spesa di camperizzazione. Quando torniamo in Germania per la seconda volta, quindi per l'omologazione, abbiamo delle spese abbastanza importanti. La spesa che incide più di tutte è quella della nuova targa. La motorizzazione tedesca per la seconda targa non prende quanto per la prima, non si sa perché, non l'abbiamo capito, ma la seconda targa costa il doppio, 500 euro, 550 nel nostro caso. Non so se dipende dalla città, non so da cosa possa dipendere. Fatto sta che l'emissione di una nuova targa
con le modifiche fatte al mezzo viene 550 euro e questa è una nota dolente. Poi ci sono le spese, quelle minori, cioè abbiamo speso 29 euro per la tara, ma quello magari in una pesa pubblica italiana magari spendete meno. L'ingegnere del TUV ci ha preso 102 euro. Poi ci sono le spese di immatricolazione, i vari uffici che ci sono lì nella città di Monaco. Le spese di immatricolazione 75 euro. C'è un bollo per il mezzo che incide per 50 euro. Ci sono 30 euro di spese di, credo, di cancelleria, non so di che cosa possono essere. E poi c'è l'emissione dei documenti, dei libretti, 82 euro. E poi ovviamente c'è la spesa dell'agenzia. Potete fare tutto per conto vostro, quindi non avete altre spese. Se vi affidate a un'agenzia che si occupano di tutto e fanno tutto senza commettere errori, questa ovviamente ha una spesa che nel nostro caso anche questa incide molto perché ci hanno preso 350 euro. 350 euro e poi c'è l'IVA. L'IVA tedesca al 19%. Tradotto in soldoni, alla fine abbiamo speso per il primo viaggio 250 euro di targa e per fare tutta l'omologazione abbiamo speso 1.400 euro. A questi poi ci saranno da aggiungere le spese di nazionalizzazione, ma lì si entra in un altro mondo, si entra in Italia e lì va a sapere. Sulla carta abbiamo visto un po' che ci sono dei bolli da pagare, varie spese, poi c'è l'emissione della targa, ci sarà da fare poi l'assicurazione. Ma ve lo diciamo più avanti, vediamo un po' cosa ci dicono. Per ora stacchiamo qui e ci vediamo tra poco. Buongiorno ragazzi, e eccoci di nuovo qua. Allora, è passato qualche giorno e ora ci stiamo dirigendo verso un'agenzia di pratiche automobilistiche. Abbiamo deciso di affidarci a un'agenzia per essere sicuri di fare tutti i passaggi in maniera accurata, precisa e senza commettere errori. Ovviamente ci sarà da pagare la parcella, insomma, dell'agenzia. Si può fare anche da soli, ma l'iter burocratico è un po' complesso. L'iter qual è? Io praticamente ho già consegnato in realtà tutta la documentazione all'agenzia. Ora loro penseranno a tutto, si occuperanno della traduzione dei libretti. Appena i libretti saranno tradotti, dovrò andare a ritirare la traduzione e andare all'agenzia delle entrate per registrare il telaio del mezzo, del furgone, o meglio del camper, perché ora ormai è già un camper. Successivamente tornerò all'agenzia con le ricevute dell'agenzia delle entrate. Pare che si debba rifare il collaudo. Ora, noi abbiamo già fatto la revisione, c'è da fare un collaudo. Il problema qual è? Che tutto il processo porta via diverse settimane. La targa scadrà nel frattempo e quindi il problema può essere quello di come portare il furgone alla motorizzazione, non avendo più la targa. Quindi mi sono rivolto al mio carrozziere di fiducia che semplicemente verrà da me a prendere, a ritirare il furgone, il camper, con la sua targa prova. Praticamente viene da noi, ci prende il furgone, ci attacca la sua targa prova, ci porta in mezzo alla motorizzazione e fa il collaudo. Dopodiché procedura è finita. Vediamo anche poi quanto ci costerà il tutto. Hanno detto che indicativamente tra tutti i vari costi si dovrebbe andare a spendere sui 500-600 euro, quindi compresi ovviamente gli oneri dell'agenzia, così come abbiamo speso per l'agenzia in Germania a Monaco durante l'omologazione, perché anche lì abbiamo deciso di affidarci a un'agenzia. Anche lì potevamo fare tutto da noi, ma l'iter burocratico era veramente complesso. Quindi diciamo che se uno facesse tutto da sé, sia in Germania che in Italia, potrebbe risparmiare anche 500 euro. Però alla fine, via, 500 euro a fronte di tutto il lavoro che c'è da fare, uno può anche decidere di spenderli. Più che altro perché siamo sicuri di non commettere errori, perché poi magari un errore può costare più di quanto può costare la parcella di un'agenzia.
Sappiate poi che comunque oltre che all'agenzia di pratiche auto potete rivolgervi anche direttamente al vostro meccanico. Tanti meccanici si occupano anche di fare queste nazionalizzazioni. Anche il nostro la faceva, noi l'abbiamo scoperto dopo, ma tanto alla fine i prezzi sono gli stessi. Più che altro si poteva fare tutto insieme, sia la nazionalizzazione che il discorso della targa prova. E quindi aspettiamo che ci chiamino per darci l'appuntamento per le fasi successive, ovvero portare il camper a fare il collaudo. Ora io vado. Torno un attimo all'agenzia delle pratiche auto, che gli devo portare il libretto della scheda tecnica, che nel frattempo mi è arrivato dalla Germania, perché quello non viene dato subito, viene dato in 10 giorni circa. Mi è arrivato, quindi ora glielo sto portando. Ne vale la pena, dai, ne vale la pena. Abbiamo un mezzo camperizzato su misura secondo le nostre esigenze. Sicuramente poi noi abbiamo fatto la camperizzazione base, quella minima necessaria per poter passare i test, ma verrà sicuramente stravolta, perché a questo punto, quando abbiamo il mezzo camperizzato camper, dopo possiamo fare veramente quello che vogliamo. E quindi continuate a seguirci, perché ne vedrete delle belle. E poi si spera al più presto di poter partire e andare a visitare un po' di paesi. E per ora è tutto, vi saluto, continuate a seguirci, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguite le nostre avventure. Ciao, a presto, alla prossima!